Buonasera, benvenuti a G-Day, sono le 19.40. A quest'ora sicuramente tutti voi aprite il vostro frigorifero per vedere cosa mettere sotto i denti. Anch'io adesso apro il mio di frigorifero per vedere con chi oggi posso parlare delle opinioni, delle vostre opinioni, ma anche delle sue opinioni sui fatti della giornata. Eccola qua, ciao. Emma Marrone, benvenuta. Grazie. Ciao Emma, come stai? Molto bene, grazie. Ascoltami Emma, c'è qualche notizia della giornata di oggi che ha carpito la tua attenzione? Sì, quella che in Giappone, nelle metropolitane, hanno messo questi cartelli per invitare i passeggeri a viaggiare seduti con le gambe chiuse per non disturbare... Per non aizzare le folle? No, quello succede in altri posti. Scusa, hai ragione, siamo in Italia, sì. Mi sono confusa un attimo, effettivamente. Quindi moderazione nell'utilizzo della metropolitana a Milano, grazie per no, averci... No, in Giappone. Sì, ma anche in Italia, secondo me, le gambe, insomma, più... In Italia è dappertutto, sì. Le gambe accostate sono un segreto di successo nella vita. Questa è la notizia che ha colpito la nostra Emma. Vediamo invece le notizie che hanno colpito voi, quelle che compongono i nostri titoli del giorno. Un nostro inviato vi viene a scovare ogni giorno per chiedervi quali sono le cose che vi hanno colpito. Questo dà origine ai vostri titoli. L'autostrada Palermo-Messina è quasi tutta spenta. L'autostrada Palermo-Messina è quasi tutta spenta. Il governo cadrà. Il governo cadrà. Il governo non cade. Il governo non cade. Vivere è sostanzialmente una sofferenza. Vivere è sostanzialmente una sofferenza. La crisi è iniziata all'epoca dell'euro. La crisi è iniziata all'epoca dell'euro. C'è la ragazza qui dell'edicola che mi piace, mi fa impazzire. C'è la ragazza qui dell'edicola che mi piace, mi fa impazzire. Questa è una bella notizia, quindi se c'è qualcuno che vi piace, correte in edicola, acquistate un quotidiano, ne va della vostra informazione e anche della vostra vita sentimentale. Hai visto, Emma, queste le notizie che hanno colpito il nostro pubblico di oggi? Interessanti. Qual è quella che ti è piaciuta di più? Oltre che la vita è una grande sofferenza, intendo. Quella della ragazza dell'edicola. E infatti noi facciamo il tifo per l'amore di questo giovane. Adesso parliamo di uno che in edicola ci dovrebbe andare, ma a scaricare proprio i quotidiani da un furgone per dar modo a chi vuole leggerli di acquistarli. Il nostro piccolo stagista che oggi è finito dentro la G per motivi che ignoro. La sorpresa che nessuno vorrebbe trovare nell'uovo di Pasqua. Giovanni, prego, dici la notizia di oggi. Certo, oggi la notizia è che secondo l'ordine degli avvocati matrimonialisti americani, Facebook è sempre più causa di divorzi. Addirittura, cioè tu mi vuoi dire che adesso si dà la colpa a Facebook se ci sono dei mariti sportivi sentimentalmente che prendono delle iniziative sessuali con le loro amicizie su Facebook? Cioè la colpa adesso la diamo a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook? Cioè, ma questa è l'apoteosi dello scaricabarile proprio, cioè, ma neanche Ghedini avrebbe ipotizzato una linea difensiva del genere. E questo è il tema, grazie Giovanni che l'hai sollevato, che ci porta dritta al cuore della gran domanda di oggi, che è questa. Secondo un'indagine americana, Facebook è la prima causa di divorzio. Lei passa più tempo su Facebook o sul suo partner? Guardate che, a giudicare dalla notizia in apertura del Corriere di oggi, questo è un tema delicato. Vogliamo sapere se preferite, diciamo, in qualche modo il click del mouse o lo gnecle della camera, diciamo, del talamo nuziale. Io chiedo, insomma, a un esperto sicuramente di click, come voi da casa potete partecipare a questa nostra interrogazione popolare. Per votare sto su Facebook, mandate un SMS con il numero 1 al 478-478-2. Per votare sto sul mio partner, mandate un SMS con il numero 2, sempre al 478-478-2. Molto bravo Giovanni, io ci tengo a sapere veramente quali sono i vostri costumi emotivi e anche sessuali, quindi votate numerosi. Io mi accosto ad Emma e vado subito a leggerti, prima di chiederti cosa ne pensi di Facebook, la tua biografia raccolta in un post-it. Emma Marrone, cantante pugliese, ma soprattutto ospite di Anno Zero, quando non può Rosy Bindi. Recentemente ha abbandonato le prove di Sanremo per partecipare alla manifestazione Se non ora quando. Questo perché, pur di allontanarsi da Albano, la gente ormai si inventerebbe di tutto. Non le piace essere etichettata come comunista, anche se ai tempi di Amici propose di cambiare il titolo del programma in Compagni. Dato il suo nome particolare, starebbe per scegliersi un nome d'arte, si chiamerà Maria Marrone. E l'entusiasmo da sitcom americana con questi applausi finti, che veramente io prenderò dei provvedimenti, mi portano subito a chiederti come ti schieri sul tema di oggi, cara Emma.
Ma guarda, date le mie esperienze personali, io starei sul mio partner mentre consumo, magari ho aperto Facebook, così posso controllare se qualche amichetta gli scrive mentre sta con me. Veramente sei una donna piena di iniziativa e anche di energia da sprecare, insomma, se sei sul partner concentrati. Vabbè, dai, un attimo, nel frattempo uno butta un occhio sulle poste private di Facebook. Perché tu lo fai, tu controlli, diciamo. No, ma magari inizierò a farlo, chi lo sa. Dici che dovrebbe... Tu sei su Facebook, ho visto, hai tanti amici. Sì, hai amico anche Santoro? No, ho amici così. Quanti ne hai? Pochi ma buoni. Sorprese su Facebook? Sorprese su Facebook? Sì. Ma ormai ovunque nella vita. No, hai avuto sorprese, intendi? E chi lo sa, lo scopriremo giorno dopo giorno, Geppi. Ah, guarda, allora, scopriremo giorno dopo giorno, insomma, cosa ne è della tua vita su Facebook. Adesso però voglio scoprire come voi la pensate. Vi ricordo un numero di telefono, che spero che diventi il vostro numero di telefono, che è questo. 8 4 8 90, 60, 90. Allora, dopo aver analizzato il tema di Facebook, oggi stiamo anche un po' sull'attualità e cambiamo in qualche modo argomento. Emma, hai mai sentito parlare di una legge ad personam? Sì. Insomma, una legge che in Italia non esiste, cioè quella di prendere provvedimenti legislativi volti a tutelare una persona, una cosa che in Italia non esiste, ma che sarebbe invece in qualche modo bello avere, anche per proteggermi, io lo farei. Per esempio, se una volta, ma sai cosa mi è successo? Sono andata a cena con un uomo, la prima volta che ci uscivo insieme a cena, nel tavolo a fianco c'era Miss Italia Miriam Leone, che saluto. Adesso voglio dire, la prima volta che avevo a cena fuori con un uomo e nel tavolo accanto c'è una Miss Italia in carica, è una cosa come minimo anticostituzionale. Quindi io proporrei come legge ad persona mia, per proteggere me, vieterei di accettare prenotazioni dalle Miss Italia nei ristoranti dove ceno io. Però io voglio sapere qual è una legge ad persona che sponsorizzereste voi, la mia unica, come al solito, richiesta, e che porgiate la vostra proposta legiferatrice in 7 secondi. Pronto? 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 Ciao Geppi! Ciao, scusate, le linee sono intasate, digitate lentamente il numero di telefono. Allora, vedo che in linea c'è Danilo da Milano. Danilo? Ciao Geppi! Sì, ho capito. Ciao Danilo, cosa fai nella vita? Ma guarda, di solito resto bloccato in casa. Ah, che vita sociale veramente provocante. Oggi sei a casa, come al solito, quindi? Praticamente sì, insomma, c'ho questo gippone che è quasi una batmobile, però potrei andare fino in Borneo, resto a casa. Ma guarda, hai un gippone, scendi dal gippone e ti do 7 secondi per propormi una legge ad personam che vorresti per te. Vai Danilo! Guarda, io vorrei bucare le gomme di quella Golf che si mette sempre sul mio passo carraio. Grazie! Bene, comunque una legge che ai confini della legalità vuole forare le gomme, mi sembra di capire. Che cosa hai detto? È una vendetta. Sì, è una vendetta, più una legge. C'è Benedetta da Milano, invece sentiamo quella sua proposta. Benedetta, mi senti? Ciao Betty. Benvenuta Benedetta, cosa fai nella vita tu? Io mi occupo di comunicazione per una casa editrice. E quindi se su Facebook ci stai? Sì, di tanto in tanto ci sto. Hai avuto delle brutte sorprese su Facebook tu? No, mai. No. Ebbene, avete tutti una vita molto, molto diciamo, serena e rasserenante. Ti chiedo, come al solito, anche a te, 7 secondi per proporre una legge ad personam in tua tutela. Vai Benedetta. Ok. Io lavoro in una grande azienda dove i bagni sono sempre occupati e vorrei una legge che mi consenta di affacciarmi in bagno con il mio collega di scrivania durante la pausa pranzo. Guarda, diciamo che 7 secondi c'erano d'avanzo, siamo alle proposte sessuali in qualche modo. Ti facciamo il tifo, Benedetta, perché tu ti possa appartare, non credo che la legge ti tutelerà. Invece tu, Emma, vorresti una legge che sia nel tuo specifico interesse? Hai un'idea? Sì, nel mio specifico interesse vorrei che le giornate lavorative partissero dalle 4 del pomeriggio fino alle 7:30, pausa aperitivo e poi tutti a casa. Benissimo, quindi i meridionali non è vero che vogliono lavorare poco. Grazie Emma per aver sfatato questo mito. Allora Emma, uno dei motivi per cui sei qua per promuovere il tuo disco, ti do però come al solito 7 secondi. Se vuoi puoi anche cantare, promuovimi il disco in 7 secondi. È un disco figo, io sono figa, compratelo e vi invito tutti a casa. Ecco, cioè siamo addirittura alla
la corruzione vi invita tutti funziona, quanti. Ultimamente funziona così, mi state guando ai tempi. Bisogna invitare la gente a casa per farsi comprare il disco? Spero che tu abbia una casa grande. Allora, Carè, ma siccome ci interessa sapere le opinioni della gente, non soltanto su quello che succede, ma anche su chi abbiamo ospite giorno per giorno, abbiamo pubblicato sul nostro sito gday.la7.it. Sembri dentro una vasca da bagno, quella facilitata per anziani, guarda, è una cosa imbarazzante da vederti. Questa domanda che riguarda la nostra Emma. Il nuovo disco di Emma Marrone si chiama A me piace così. Secondo lei è sufficiente che il disco piaccia ad Emma o sarebbe meglio piacesse anche ad altri? Guarda che secondo il 41% basta che piaccia a te. Secondo il 59% dovrebbe piacere anche agli altri. La cosa tira serena comunque. Il disco sta vendendo, quindi magari a qualcuno piace. Piace sicuramente a tutti. Vado a leggerti la seconda domanda che è in tuo onore. Emma Marrone esplosa ad amici. Secondo lei in Italia per fare carriera sono più utili gli amici o gli amici degli amici? E il 70% ha scelto gli amici degli amici. Tu cosa pensi di questo? Non penso. A te gli amici ti sono stati vicini, insomma, in questo miei momento? Sì, sì, molto. Ne hai molti? Abbastanza. Boh, pochi ma buoni. Ecco, è la regola in qualche modo della gioia e della felicità. Comunque, ognuno ha i suoi amici. Io ho degli amici carissimi, ai quali tengo molto. La nostra famiglia cinese, un po' il nostro gruppo d'ascolto che ci aiuta a capire come la pensano i nuovi italiani. Oggi gli siamo andati a chiedere se ti conoscono, cara Emma. Vediamo come hanno risposto i nostri cinesoni. Conoscete Emma Marrone? La vincitrice di Amici? Ha vinto anche Sanremo? Anche Sanremo? Ah, con i, no, non ha vinto, è stata seconda. Con Modà. Sì. Lei aveva i capelli corti un po' così. Sì, è carina proprio. La crinta. Ciao Emma. Salutale, ciao. Salutiamo anche noi i nostri amici Long Phone. Hai visto? Sei famosa. Voglio andare a trovarli. Ma guarda, stasera ci andiamo a cena, ti portiamo pure te se vuoi, che guarda. Carini. Ciao, nonna. Sei pronta per sfondare il mercato asiatico come Toto Cutugno? Prontissima. Allora, chiudo ufficialmente facciamo tipo per il televoto. Bene, ringrazio Alessia che mi interrompe come di consueto per interrompere il televoto, mentre vengono in qualche modo rimessi a posto i dati prima di dividerli con voi, anche con la nostra Emma. Continuiamo con la TV in qualche modo della verità. Noi, per dimostrare che comunque ci interessa sapere sempre la vostra opinione, siamo andati in giro approfittando del fatto che oggi il Consiglio dei Ministri ha varato la riforma della giustizia. Però ci siamo inventati che tra le novità ci sarebbe pure la possibilità di scontare le proprie pene a rate. Un'ipotesi assurda, diciamo imbarazzante, anche in qualche modo deprecabile, ma vediamo se le persone per strada l'hanno presa in considerazione, come lei saprà. Come lei saprà, la nuova riforma della giustizia prevede il carcere a rate. Per una pena inferiore ai 10 anni si potrà scegliere di scontarli a rate accettando un aumento di pena, i cosiddetti interessi carcerari. Cosa ne pensa? Ci può stare. Secondo me ci può stare, sì. Dipende dai tipi di reati. Gli interessi carcerari sono giusti, perché se tu concedi uno sconto da un punto di vista devi avere comunque una contropartita. Forse è meglio che stiano dentro, così incominciano a riflettere su ciò che hanno fatto. Il sistema deve pensare a prolungare queste pene. Secondo te questa è una proposta di destra o di sinistra? Di destra, chiaramente. Sicuramente è una proposta di sinistra. E non vorrei dire una boiata, ma bisognerebbe ripensare agli anni 20. È la gran domanda. Quindi, vedi, allora, diciamo che così si sono espressi su questo tema, quindi valutano anche l'ipotesi di scontare il carcere a rate. Ma io vedo alle mie spalle incombere in questa posizione inquietante, ma anche in qualche modo rassicurante, il nostro direttore Enrico Mentana. Enrico, mi Ciao. Senti? L'applauso da sitcom te lo becchi pure tu. Allora, ripercorro con te la domanda di oggi. Secondo un'indagine americana, Facebook è la prima causa di divorzio. Lei passa più tempo su Facebook o sul suo partner? Così si è espressa all'Italia. Sta di più sul suo partner un 65% buono degli italiani. Enrico, ti rassicura la vita sentimentale / sessuale degli italiani? Mi rassicura, io purtroppo non posso partecipare perché sono sempre qui in studio, quindi se gentilmente... E allora guarda, io ti lascio insomma raggiungere quel 65%, quindi magari dopo il TG. Quindi cara Emma, io saluto te, non Grazie. So da quale parte stai tu, visto che c'è Enrico che mi guarda con questo sguardo severo ma dolce, io ti do subito la linea. Ciao Emma, ciao Enrico, a domani con G-Day. Ciao.